Buongiorno, buona giornata e buona settimana, cari amici, in questa seconda settimana di marzo 2021, 8 marzo 2021. Sto registrando quando scoccano proprio ora le ore 10:30 minuti primi. Innanzitutto, prima di parlare del pay-per-view della All Elite Wrestling Revolution, primo pay-per-view della federazione di Cody Rhodes e Family e Tony Khan e dell'NBA All-Star Game 2021, volevo fare un preambolo e dare un augurio, anzi gli auguri a tutte le donne del globo intero per la festa internazionale della donna. Ecco perché, anziché appunto inserire l'immagine di copertina del pay-per-view Revolution, ho preferito inserire l'immagine di video copertina dedicata alla festa delle donne che, ricordiamoci, non devono essere mai oggetto, un oggetto, uno strumento di cui ci dobbiamo servire, ma come ogni essere umano deve essere, diciamo, una persona che deve svolgere nella propria potenzialità tutte le sue qualità, anche perché non ci dimentichiamo che, come dire, ciò che laddove magari non arrivano i maschietti lì possono riuscirci sicuramente le donne. Quindi, certo, non è facile, non è semplice, purtroppo le disparità. Non parlando di me, anzi io considero, diciamo che, anzi più che altro quando sono attorniato da donne, diciamo che esco sempre il confronto ovviamente pacifico, sereno, però mi raccomando perché anche la donna, come ho detto, ha le qualità che magari non hanno i maschietti, quindi non che non sia un oggetto di sfruttamento la donna in tutti i sensi. Quindi, care donne, buona festa e ricordiamoci sempre, sperando di sentire sempre di più meno notizie di sfruttamenti e femminicidi e quant'altro sulle donne. Bene, dopo questo che ho ritenuto abbastanza giusto, partiamo. Iniziamo con la All Elite Wrestling, il pay-per-view Revolution 2021, primo pay-per-view di quest'anno. Allora, il buy-in, chiamato così in All Elite, che sarebbe il kick-off pre-show, ha visto la Britt Baker e Maggie Edo battere Rhea e Thunder Rosa, con quest'ultima che è stata colpita da Reba con una stampella. Poi, show principale, che ho avuto modo comunque di dare un'occhiata, nel primo match della serata gli Young Bucks hanno difeso con successo le cinture di coppia mondiali contro Jericho e MJF dell'Inner Circle, ma sta di fatto che Jericho e MJF hanno dato tanto tantissimo filo da torcere. I Death Triangle hanno vinto la Casino Tag Team Royal con Rey Fénix che ha eliminato per ultimo Jungle Boy, quindi Rey Fénix e Pac, Bastard Pac, avranno una futura opportunità titolata contro appunto i campioni mondiali di coppia maschile, gli Young Bucks. Hikaru Shida ha battuto Ryo Mizunami in una contesa che devo dire abbastanza interessante e ragguardevole. Ha mantenuto il titolo mondiale femminile della federazione. Dopo il match, però, Nyla Rose, Britt Baker e Maggie Ito hanno attaccato Hikaru Shida e Rio, ma in loro soccorso è arrivata Thunder Rosa. Poi Miro e Kip Sabian hanno battuto Orange Cassidy e Chuck Taylor. Poi, nella sfida dove si giocava, diciamo, un quarto dello stipendio dell'avversario, Hangman Adam Page ha avuto comunque una grande mano dai suoi compari di avventura nel battere Matt Hardy.
Scorpion Sky ha battuto nel ladder match per una futura opportunità al titolo TNT Cody Rhodes, Penta Zero Medio, Lance Archer, Ethan Page, che non mi ricordo se già faceva parte della federazione, Max Caster. E poi, chi è stato il wrestler di prima scelta che ha firmato con la federazione? Ebbene, è stato l'ex WWE ed ex Impact Wrestling Christian, che si chiamerà come fece già in Impact Christian Cage, fa il suo debutto in All Elite e si presenta con una maglietta con appunto una frase consueta e al centro del ring firma il contratto. Poi nella contesa pre-registrata tra Sting e Darby Allin, che hanno battuto Ricky Starks e Brian Cage, devo dire qui, diciamo, è ovvio che Sting è stato comunque messo in un, diciamo, come vi posso dire, in una condizione che anche se ha subito dei colpi, ma comunque sempre nei limiti, è ovvio, più bump pericolosi per Darby Allin, Ricky Starks e Brian Cage. Kenny Omega ha sconfitto nel main event della serata John Moxley, mantenendo il titolo All Elite World Heavyweight Champion in un Barbed Wire Exploding Death Match, match che, come vi dissi già nel video di premesse e di anticipazione della card, è stato molto molto violento in The Crude, poi Kenny Omega favorito anche dai Good Brothers, tag team campioni di coppia di Impact Wrestling. Ma ora però andiamo a dare uno sguardo al minutaggio delle sfide grazie alla fonte di Wiki. Ma prima di questo, i commentatori sono stati Jim Ross, Tony Schiavone, Excalibur per il pay-per-view, Schiavone, Excalibur anche per il pre-show, Taz per lo Street Fight, Don Callis per Omega contro Moxley, commentatori ispanici Alex Abrahantes, Dasha Gonzalez, Willy Urbina, commentatori francesi Alain Mistrangelo, Norbert Felon, commentatori tedeschi Günther Zapf, Mike Ritter, Ring Announcer Justin Roberts, Aubrey Edwards, arbitri, no, scusate, Arby Edwards fa parte già degli arbitri, Brice Rensburg, Mike Posey, Paul Tamer, Rick Knox, intervistatore Alex Marvez. Allora, pre-show, che abbiamo detto, Breaker, DMD e la Ito, che hanno battuto Rio e Thunder Rosa in 14 minuti e 50 secondi. Show principale, allora, la sfida per i titoli mondiali di coppia, durata quasi 18 minuti, 17:50. Abbiamo detto Young Bucks, Matt e Nick Jackson battono l'Inner Circle, Jericho e MJF con l'assistenza di Wardlow. E poi ovviamente, diciamo, la Casino Tag Team Royal per una futura opportunità titolata ai titoli di coppia mondiali, 26 minuti e 45, vittoria di Re Phoenix, Hikaru Shida contro Mizunami, 15 minuti e 10 secondi, Mira e Cap Sabian contro i Best Friends, 7 minuti e 50, Hangman Adam Page contro Matardi, 14 minuti e 40 secondi, Scorpion Sky, che appunto ha vinto il Face of the Revolution Ladder Match per una futura opportunità al titolo TNT, 23 minuti e 15 secondi,
Lo street fight tra Darby Allin e Sting, che hanno battuto Team Taz, Brian Cage e Ricky Starks, è durato 13 minuti e 40 secondi. Kenny Omega contro John Moxley è durato 25 minuti e 15 secondi. Ma se devo dare un mio grado di piacevolezza, diciamo che ciò che ho apprezzato è stata in particolare la Casino Tag Team Royale con la vittoria di Rey Fénix, anche Karushida contro Mizunami. Ho apprezzato anche poi il Face of the Revolution Ladder Match per la futura opportunità titolo TNT. E diciamo, ci aggiungerei per il fatto che hanno riguardato comunque Sting anche lo street fight di Darby Allin e Sting contro Cage e Ricky Starks. Diciamo, per me, un po' meno emozionanti, soprattutto ovviamente Omega e John Moxley. Adam Page mai tardi, ma magari non avevo così tanto attesa. E la prima sfida, Young Bucks Inner Circle, bella, però ho detto, se devo, ecco, fare magari una top 3, ci metterei la Tag Team Royale, visto che siamo in veste di festa delle donne, Shida contro Mizunami. E terzo, la vittoria di Scorpion Sky col Face of the Revolution Ladder Match. E ovviamente poi, come momenti, diciamo, importanti anche del pay-per-view, la firma del contratto di Christian Cage. Ora concludiamo il video invece parlando del NBA All-Star Game 2021, che vi ricordo, se non siete nottambuli, magari come me, lo potrete rigodere in replay su Sky Sport NBA HD Italia alle ore 14, con il duo partita allo Star Game più contest delle schiacciate Slam Dunk. Sfida dell'All-Star Game vinta dal team LeBron sul team Durant per 170-150, parziali 40-39, 60-41, 46-45, 24-25. Una squadra aveva la maglia gialla, una squadra aveva la maglia blu, vedo qui da Wiki con le maglie, allenatori, Doc Rivers di Philadelphia, l'altro Quinn Snyder degli Utah Jazz. Allora, vediamo. Ecco, passiamo per esempio alla Skills Challenge. Skills Challenge vinta da Domantas Sabonis dell'Indiana Pacers, ritmo 6-11, punteggio giuria 240, che ha sconfitto in finale Vucevic. Il 3 point contest vinto da Stephen Curry del Golden State, andamento 6-3, punteggio giuria 185, primo round 31, round finale 28, pensate, un solo punto in meno di Mike Conley Jr. degli Utah Jazz. Slam Dunk Contest, c'era Anthony Simmons, proprio lui il vincitore, intervallo 6-3, punteggio giuria 181, primo round 95, final round 3. Gli altri erano Toppin di New York e Stanley dell'Indiana Pacers.
Bene, però prima di chiudere il video volevo fare una piccolissima aggiunta riguardo a, tornando un po' ai nostri ambienti soliti WWE. Ho letto proprio, allora, per quanto riguarda il passaggio di Big Show all'Elite, la mia solita fonte che guardo in Spazio Wrestling, c'è stata una chiacchierata telefonica tra Vince McMahon, il chairman della WWE, Big Show, dove comunque la cosa certa e sicura è che comunque Vince McMahon ha accettato questo suo passaggio in All Elite ed è contento che magari la federazione dei Khan, man mano che continua a crescere negli anni, possa prendere pezzi pregiati, nonostante sappiamo comunque ora la All Elite è tra le major, no? Perché abbiamo WWE All Elite, Impact, quindi sono comunque in buoni rapporti Big Show e la WWE, ovviamente Vince McMahon. Invece, altra notizia per quanto riguarda il Thunderdome, quindi la struttura chiamata così che sta ospitando ormai da diversi mesi la WWE, sappiamo che la validità del Tropicana Field, che ormai usano Raw e SmackDown da un paio di mesi, scadrà, credo a fine marzo e primi di aprile. Poi si pensa anche in utilizzo del Raymond James Stadium di Tampa Bay, Florida, non solo per WrestleMania, anche per quanto riguarda in quella settimana Raw e SmackDown, quindi con il pubblico in carne ed ossa. E poi avevo letto una struttura, forse dall'immagine anche messa nell'articolo, forse una struttura che magari ospita una squadra o della G League di basket americano o universitaria insieme. Comunque, diciamo che sappiamo tutti come non è ancora semplice e non è ancora chiusa la questione della pandemia, quindi sta di fatto, come ho detto anche in svariate occasioni, la WWE comunque già da un bel pezzo di tempo i live tour praticamente non ci si muove più come un tempo, anche se diverse settimane fa sono stati avvistati in due zone del nostro globo, mi sa negli Emirati Arabi e forse in Irlanda o da quelle parti lì, i jet della federazione. Quindi niente, staremo a vedere. Poi vabbè, oggi è lunedì, giornata di Monday Night Raw. Al momento, come vi dissi già, ci sarà la celebrazione festosa dell'Almighty Bobby Lashley per la conquista del titolo massimo WWE la settimana scorsa contro The Miz e Lumberjack Match. Inoltre avremo anche confronto, sicuramente sarà un po' duro, tra Braun Strowman e Shane McMahon. Chissà che non inizi effettivamente la collisione tra i due, il che dovrebbe portare appunto Strowman e Shane McMahon ad un match per lo show degli immortali WrestleMania 37 quest'anno, che ricordo sarà la prima non spalmata in 2 giorni, sì, spalmata in 2 giorni, ma la prima effettivamente dalla pandemia, con il ritorno dei fan in carne ed ossa. In più si prevedono 30.000 spettatori a serata. Quindi io vi ringrazio, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, lo sapete, tra qui YouTube, Facebook, profilo e paginetta. Inoltre, prima di chiudere, veramente volevo dire, ieri poi non si è giocata più Adriatica Volley Trani contro Primadonna Bari,
perché è un componente del gruppo squadra, però non ho capito se Trani o Bari è stato a stretto contatto con un positivo al Covid. Quindi noi ci vediamo alle prossime occasioni. Alla prossima, buona settimana e buona festa delle donne, a tutte le donne. Ci vediamo, ciao!